Manca ormai pochissimo all'inizio della grande festa del Calend di Maggio di Assisi, che dal 6 al 9 maggio prossimi accenderà la città di voci, suoni, melodie medievali. E per l'attesa di questa festa continua il nostro viaggio alla scoperta della festa tra le più famose e rappresentative della nostra Umbria. Saliamo nel punto più alto della città, dalla via che costeggia il convito nazionale Principe di Napoli, nei pressi della sede della nobilissima parte di sopra. Siamo nel cuore del territorio dei Mammoni, dei Partaioli de Sopra, che comprende i sestrieri di Porta Moiano, San Rufino e Porta Perlici. Da qui, attraverso le voci di Valeria Pecetta, priore maggiore, di Stefano Venarucci, gran cancellario, dei responsabili di settore, scopriremo in ogni dettaglio la storia della nobilissima, grazie anche alle interviste ai partaioli storici, per uno sguardo indietro nel tempo. Un viaggio affascinante che comincia adesso. Maestro, maestro, aspetta, maestro, aspetta, che siamo fregati, maestro, aspetta, 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 maestro, ma quanti sei, maestro, via, via, maestro, via, via, Valeria, Valeria, maestro, Aria, maestro, scusi, chiedo perdono, ma ti perdono, Ciccio, un pezzettino, sta calmo, un pezzettino, vabbè, piccolo però, piccolo. Allora, ho preso gli appunti. Come siete capito? Oh, ma voi gli altri, da parte vostra, di qua, le oche, di là, allora, di là. Niente, non mi ci vanno. Mi sto a preparare. Altrettanto. Oh, vane brave, brutti come la fame. Oh, popolo illuso. Brutto anche in tolmuso. Animo inquieto. Boni manco per la cena. Vite in pacchia. Rospi le macchia. Greggi erranti. Massa dei ignoranti. Ogenti. Ugenti? Genti? Un attimo, no, ci arrivavamo, no. Dicevamo genti! Ugenti? Beh, sulle genti è possibile accordarsi. E parla senza strozzasse. Non c'è rischio di sbagliasse. Danno avanti e poi fermasse. Ti apri bocca e da zittasse. Ancora muta, se parlasse, venirebbe genti. Masse, masse, masse. Ma chi sei? Valeria Pecetta è priore della nobilissima parte di sopra e a lei chiediamo che cosa significa essere di sopra, come si diventa un partaiolo di sopra. Allora, diciamo che c'è una duplice via, una è quella del diventare partaiolo di sopra, una è quella del nascerci. Un po' Assisi si è sempre basato sulla nascita dei partaioli all'interno della propria parte, quindi è una festa che è nata all'inizio con una tradizione, anche forse stretta, familiare, quasi una, come dire, un tramandarsi davanti al focolare determinate tradizioni, determinati ricordi. Poi questo si è allargato, quindi l'essenza del partaiolo è diventata proprio affezione alla parte, affetto, partecipazione, un po' quello che è il sentire dentro l'essere partaiolo, quindi il percorso che si è evoluto anche vuoi per lo spopolamento dei centri, vuoi perché Assisi è cambiata, vuoi che è cambiata l'epoca, è cambiato il modo di approcciare a tutto quello che è la tradizione oggigiorno, magari c'è un po' meno contatto e c'è un po' più contatto lontano per tutto quello che è il tramandare. E noi ci facciamo un po' custodi di questo, quindi essere partaioli significa magari custodire quello che è un po' il segreto, la ricetta del Calend di Maggio, della festa di primavera, dell'amore, della, come dire, collaborazione anche tra tutte le varie generazioni, tra persone di diverse età, di diversi luoghi, di diverse anche estrazioni, cioè artisti piuttosto che semplici, insomma, personaggi quotidiani. Ecco, e veniamo allo scambio generazionale. Il priore della nobilissima, un priore molto giovane, che rapporto c'è tra le colonne portanti della parte di sopra e i nuovi arrivati? C'è una forma di scuola, di memoria storica? Teoricamente non c'è un cursus norm, come dire, cioè calpestabile all'interno della parte, però sì, cioè non si può prescindere dall'avere figure di diverse età o comunque memoria storica all'interno di una festa come questa. Si poggia sui ricordi, si poggia sui pezzetti del passato, si poggia sulle nuove generazioni che devi in qualche modo incanalare in quello che è il tuo percorso o comunque utilizzare senza però
snaturare il loro essere nuove generazioni. Quindi è un po' un intreccio che bisogna essere bravi a, come a mantenere, ma non deve essere neanche forzato, è un qualcosa che all'interno del canale di maggio riesce a svilupparsi da sé. E sì, sicuramente io non mi ritengo un partaiolo anziano, però come dire, non è l'anzianità anagrafica e non è la gioventù anagrafica quelle che nel calendario di maggio si differenziano. C'è un, come dire, un'età lineare che vale un po' per tutti, dove all'interno c'è memoria storica, nuove idee e l'importante è mantenere tutto insieme. Ecco, ciò che rende grande il Calen di Maggio è anche l'identificazione con la città che lo ospita e nella quale è nato. Assisi è il Calen di Maggio e Calen di Maggio è la città di Assisi. In questo caso è davvero così, in altre manifestazioni non accade, Assisi è così. Sì, ci sono stati tentativi di blandi, diciamo così, di esportazione del Calen di Maggio per ottenere una conoscenza piuttosto che un minimo di visibilità all'esterno, ma veramente tutti falliti, cioè... Quello che è la festa del senza del Calen di Maggio si radica strettamente con le pietre di Assisi, con i luoghi, con i vicoli, con la fiaccola su una determinata finestra, eccetera, eccetera. Tutto questo, avulso dal suo contesto, purtroppo perde, perché fa parte della ricetta, un ingrediente come tutto quello che ci circonda all'interno della festa. Ecco, chiudiamo con un ricordo, quello più prezioso del priore Valeria Pecetta. Prima vittoria, è proprio la prima vittoria, è, non lo so, indescrivibile, è una cosa che ti senti quasi fuori da tutto un contesto, non so come neanche descriverla. Poi chiaramente il ruolo è un po', soffre di una sua pressione, nel senso che quando arrivi alla fine i compiti sono tanti, gli impegni tanti. Rispetto al passato si è anche molto complicata, burocraticizzata la festa in sé, quindi il ruolo del priore non è più soltanto quello di rappresentante della parte, ma comincia a essere anche verso l'esterno impegnativo. Quindi arrivi lì con una tale carica, hai visto la tua parte, hai una speranza enorme, hai, come dire, anche un certo tipo di sensazione strana, perché hai le mani legate, non prendi parte, però vorresti, e quindi non puoi far altro che fare lo spettatore, e quando arriva la vittoria e vedi tutta la parte che esulta, e lì muori. Fate da re, dai, non t'acco stare in già, fate della villano, non t'estender la mano, parlami da lontano, lontano va della. Lasciami stare, io son disperata, non t'acco stare a me, sia mala. È una storia piuttosto particolare, non essendo io assisano autoctono, e quindi sono arrivato al Calen di Maggio da ragazzino, e quindi saltando alcune trafile. In realtà la trafila nel Calen di Maggio parte dal essere portabandiere, paggetto, e via via ricoprendo tutti i ruoli, diciamo, di contorno nelle scene, nei cortei e in tutte le manifestazioni della parte. Per quello che mi riguarda sono arrivato all'età di 18 anni, portato da alcuni amici da qui, quindi sono 20 anni che sono con la parte di sopra e orgogliosamente della parte di sopra. Ecco, questa è la trafila ordinaria che si deve fare per entrare nel Calen di Maggio.
Ecco, una volta che si è dentro si lavora, lo stiamo vedendo, il lavoro ferve. A che punto siamo in questo momento? Mancano alcuni giorni alla festa, ecco. Allora, adesso in questo momento è difficile definire il lavoro anche per chi c'è dentro, perché è una ridda di cose che si accavallano l'una sull'altra. In realtà siamo proprio nel momento culmine, nel momento in cui le idee che lungamente nei mesi scorsi sono state pensate prendono forma. E poi se andremo di là nella sala dove si lavora potrete vedere materiali di alcune manifestazioni, materiali di altri sugli stessi tavoli accavallati. In realtà è proprio questo, sembra un laboratorio di piccoli aiutanti di Babbo Natale. Ecco, siamo completamente sommersi dal lavoro e piacevolmente sommersi dal lavoro e dal divertimento. E tra l'altro si lavora in grande segretezza, perché le due parti, questo è chiaro, tengono gelosamente custodite le loro scene, i loro cori, e anche provare diventa un'operazione abbastanza segreta. Più che provare, che è di per sé un'operazione segreta perché avviene nelle stanze, è mantenere il segreto e il riservo su cosa poi verrà fatto in piazza piuttosto che sui vicoli, perché in realtà la promiscuità, essendo una città così piccola, esiste, e le diciamo fughe di notizie sono frequenti, a volte vere, a volte indotte, quindi in realtà si lavora nella massima segretezza, che non è mai la massima segretezza. Infatti noi sappiamo qualcosa del loro calendimaggio, loro sanno qualcosa del nostro, non l'essenza e soprattutto non i bandi, questo è assolutamente chiaro. Chiudiamo con un augurio per la tua parte in questo 2015. Allora, io auguro a tutti i partaioli un calendimaggio vincente, chiaramente, ma soprattutto un calendimaggio di spirito, un calendimaggio che sia calendimaggio, che rimanga l'isola felice contro i tempi moderni, cioè un'isola in cui la bellezza e la grazia ci abbiano ancora il sopravvento sul resto. E questo è l'augurio che mi sento più dal profondo del cuore. Francesco Belello, priore del settore tecnico e anche un volto storico della parte. Grazie di essere con noi. Partiamo subito con un confronto. Il calendimaggio che era e il calendimaggio che è oggi, quali sono le differenze principali? Ma le differenze principali sono la gioventù, perché la gioventù ci porta diversi programmi, cose diverse, c'è un altro approccio al calendimaggio. L'evoluzione parte sempre da chi riporta i disegni, che ci porta, diciamo, i lavori da fare, perché noi siamo soltanto, diciamo, quasi la manovalanza del calendimaggio, perciò diciamo quello che riguarda le costruzioni e ricostruzioni, così a secondo, diciamo, i priori dei vari settori, diciamo, si ispirano a quello che, diciamo, è la festa. Molti ragazzi vengono e imparano, diciamo, perché uno, diciamo, non è che vive sempre, perciò voglio dire, cerca di trasmettere, diciamo, agli altri magari quel poco che uno può, diciamo, dare. I giovani che hanno voglia di lavorare ce ne sono? Tanti, sì, perché purtroppo la festa, ecco, porta questo entusiasmo che la gioventù, diciamo molto contenta di starci. Quindi laboratori di falegnameria, ma anche si lavora anche il ferro. Il ferro, dei fabbri, ci siamo sul fabbri, dopo ci sono i muratori, ci sono qualsiasi tipo, diciamo,
di lavoro da fare, perché il Calendì Maggio sulle ricostruzioni c'è bisogno di tutti. Quanti anni di Calendì Maggio ha alle spalle? No, non glielo dico, troppi solo. Quando lavoro e passione sono un'unica cosa, quando i tuoi amici sono anche i colleghi di tutti i giorni, quando hai solo bisogno di una pausa, Liomatic è con te, sempre. Liomatic, distribuzione automatica di alimenti e bevande. Luigi Bacchi Iveco e specialdiesel.com, veicoli industriali nuovi ed usati, con le strada Perugia. ICT Valle Umbra, internet più veloce in Umbria, www.ictvalleumbra.it. Quest'anno specialmente siamo partiti con un progetto estremamente impegnativo che vede contestualmente lavorare in tre punti dislocati, addirittura per la mole del lavoro da eseguire. E sono costumi che noi vorremmo che il coro indossasse, sono costumi per il coro, proprio per dare anche noi, nel nostro piccolo, dal nostro settore, un contributo a che finisca questa tragedia che vuole la parte di sotto primeggiare nel coro da ormai 7 anni. Ovviamente non si vince con il costume, però io sono convinto che ha da finì, come diceva qualcun altro. Ha da passare la nottata. Allora, Lucio Biondi, oltre a essere priore del settore costumi, è stato anche priore maggiore della parte. Quindi anche da parte sua una lunghissima, lunghissima militanza. Ecco, c'è tra le due parti una sorta di goliardia, una sorta e anche questa rivalità che continua nel tempo. Quali episodi si ricorda? Ma gli episodi sono molteplici, perché si va veramente dagli albori a quando forse gli scherzi erano più direttamente, come dire, coinvolgevano più direttamente le persone anziché le strutture e le cose. Io sono sempre stato favorevole al rapimento che fu fatto un anno dell'allora nostro grande Luciano, che non c'è più, scambiato poi per delle vivande di fatto, che non le sedi murate o peggio ancora i danni alle attrezzature. E purtroppo questo è il contro, diciamo, della gioventù, no? Che non riesce spesso a chiedersi che c'è dietro al proprio scherzo prima di ricevere l'altro. Però in genere la goliardia fa parte del Calendì Maggio, lo sfottò soprattutto fa parte del Calendì Maggio. Ecco, a Lucio Biondi, prima parlando, ho chiesto del significato di una foto che ho visto appesa nella sede, e nella spiegazione del perché quella foto fosse lì ho trovato una sorta di senso profondo e che potrebbe essere anche comune del Calendì Maggio. Assolutamente. Di che foto si tratta? Credo che chi la vede, o meglio chi l'ha vista e chi avrà modo di vederla, conoscendo chi sono i due interpreti di quella foto, cioè le due persone raffigurate nella foto stessa, non possano non pensare quello che penso io, con i capelli grigi ma direi bianchi, e cioè a dire che quella è la vera essenza del Calendì Maggio, una rivalità profonda fra due elementi di grandissimo spicco delle rispettive parti, acerrimi nemici per tutta la durata del Calendì Maggio, e devo aggiungere anche qualche buon giorno prima, e soprattutto per il motivo accennato prima da lei degli sfottò anche nei giorni successivi, per poi finire insieme in grande amicizia a concepire nuove idee, ciascuno per la propria parte, di fronte a un bicchiere di vino, che è quella cosa che ha accomunato sempre lo spirito del Calendì Maggio. Ricordiamo i loro nomi? Giovanni Meccoli e Sergio Molini. Ecco, chiudiamo con un messaggio ai più giovani, magari quelli che entrano adesso, stanno per entrare o militano da un anno o due nella parte. Io credo che il messaggio possa essere solo uno: entrate, devono entrare, fare quello non che abbiamo fatto noi, perché adesso si fa in maniera diversa, però quando la nostra priore maggiore, o priora, che è brutto dirlo, ma di fatto è così al femminile, accennava all'anzianità e quindi alla breve esperienza, io mi ricordo che nella mia gestione lei ha fatto Madonna Primavera, quindi anche lei ha cominciato da un livello
di età inferiore, per poi arrivare, e questo deve essere lo scopo di tutti, non quello di primeggiare, ma quello di partecipare a tutti i livelli, il più possibile a tutti i livelli, nella propria parte, per poi dopo ambire con meriti, evidentemente, a ruoli maggiori e più gratificanti. C'è il ricambio in questo mondo, i giovani vanno avanti. E il ricambio è l'anima della festa, se non ci fosse ricambio noi non saremmo in grado di portarla avanti con i nostri ricordi, perché saremmo veramente tristemente annoiati. Cardoni è priore del corteo del giorno e anche qui un'età giovanile, una militanza in questa parte e una grossa responsabilità, quella di portare in piazza il corteo che sarà sottoposto a un giudizio. Insomma, serve anche una grande fermezza d'animo, una grande volontà. Sì, sicuramente è una grande responsabilità, però è la passione, no? che ci spinge a fare tutto questo, quindi è vero che uno ci mette impegno, uno ci mette anche il tempo libero, ci mette tante volte la salute anche, no? Ci rimette perché magari dormi poco per conciliare anche la vita quotidiana, eccetera. Però la soddisfazione di poi portarlo in piazza ripaga poi, no? Tutto l'impegno, tutto il sacrificio, è una responsabilità però. Degli effetti scenografici stupendi che ogni anno chiaramente non conquistano solo gli assisani ma anche i turisti e i giurati che vengono a vederli. Come nasce un corteo? Cioè da dove arriva l'idea? Come la cercate? Dove la cercate? E soprattutto che lavoro di squadra c'è dietro? C'è sicuramente un lavoro di squadra, perché per portare tutta quella, la scenografia, la recitazione, c'è tutto un complesso. Tutto lo spettacolo, sicuramente abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti quanti. Diciamo, il corteo come nasce? Nasce dal partaiolo che magari porta l'idea, sicuramente il libro, e non internet, ma proprio il libro, ci piace proprio sfogliare il libro che lì ci dà lo spunto, no? Perché comunque essendo una rievocazione storica noi dobbiamo attenerci a determinate regole, se vogliamo chiamarle così, e quindi grazie al libro, grazie al partaiolo, l'idea geniale che ognuno di noi, no, ha, viene fuori il corteo. Chi perde paga meglio e non cogliona!
le scene sono un po' la Cenerentola del Calenda di Maggio, bellissima ma nascosta alla maggior parte della gente. Che effetto fa lavorare per una cosa bellissima che vedono in pochi? Diciamo che le scene hanno come caratteristica essere un film in diretta e quindi è un peccato veramente che lo possono vedere solo pochissime persone. In realtà alcune scene, e quelle più particolari, le vedono solo i giurati e quindi è la cosa peggiore, diciamo. Però le scene sono la caratteristica del nostro Calenda di Maggio insieme al coro, perché è uno spaccato di vita. Quindi noi da quando lo creiamo, quindi cerchiamo di rifare uno spaccato di vita medievale con tutti i canoni e i crismi. Tra l'altro una grande difficoltà nella recitazione, bravissimi interpreti, qualcuno ne ha fatta anche una professione, ci ha mai pensato? Sì, qualcuno infatti è partito dal Calenda di Maggio e è diventato attore, ha fatto il cantante, ha fatto il musicista, quindi il Calenda di Maggio comunque a Assisi ha creato delle professionalità. Portare le scene davanti alla giuria presume anche un lungo lavoro di prove. Quanto provate e quanto tempo prima iniziate? Allora, diciamo che come la preparazione dei settori spettacoli partiamo da ottobre. Noi iniziamo a ottobre a preparare quello che poi rappresentiamo a maggio. Per quanto riguarda il percorso delle scene, noi consideriamo che a fine gennaio, metà febbraio, è chiuso il copione. Quindi abbiamo dovuto scegliere il soggetto, fatta la sceneggiatura e fatto scrivere, insomma, i testi. Dopodiché incominciamo a scegliere i personaggi e iniziamo le prove. Quindi iniziamo con una o due prove a settimana per poi intensificare. In questo momento noi stiamo provando pomeriggio e sera, ecco. Ecco, immaginiamo anche che sia un momento ambito nella parte, quindi ci saranno provini, ci saranno desideri di partecipare, selezioni anche dure magari. Vabbè, dure no, perché però le selezioni sono necessarie, soprattutto per i ruoli, diciamo, di persone giovani che noi non conosciamo, non sappiamo se ci sono ragazzi o ragazzi che sono in grado di recitare, di reggere una parte, di fare un percorso. E quindi è necessario, magari, se noi vogliamo dare un ruolo che ha un'importanza, magari sentiamo più di una persona, vediamo quello che è più adatta, dopodiché collochiamo tutti nei vari punti. Per chiudere mi viene in mente questo: il teatro, e voi fate teatro anche se itinerante, ma anche il Calenda di Maggio sono dei luoghi dove c'è una forte scaramanzia, no? Allora, prima delle scene c'è un rito che si fa per scacciare un po' la paura, un po'... Ognuno fa il suo, diciamo. Non c'è un rito specifico, però ognuno ha un suo rito e fa quello. Quando lavoro e passione sono un'unica cosa, quando i tuoi amici sono anche i colleghi di tutti i giorni, quando hai solo bisogno di una pausa, l'Iomatic è con te, sempre. L'Iomatic. Distribuzione automatica di alimenti e bevande. Luigi Bacchi Iveco e specialdiesel.com, veicoli industriali nuovi ed usati, con le strada Perugia. ICT Valle Umbra, internet più veloce in Umbria, www.ictvalleumbra.it. L'ultimo di Divaggio, un cavalier si spoglie di Vignon, senti cantare la bella, dall'orto se ne viene, dall'orto se ne viene la bella, dolce stelletto pien, dolce stelletto pien pien di maiorana, alla chiara lontana, alla chiara Buona, 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 buona,
Ermanno Vignati compie quest'anno 41 anni da consigliere della nobilissima parte de sopra, dunque meglio di lei nessuno può raccontare la memoria storica di questa parte. Una famiglia, la famiglia Vignati, da sempre militante, perché? Perché mio padre iniziò negli anni 30, nel 36 iniziò per la prima volta con le serenate dei Fortini, che sono di fatto il primo esempio di un Calendimaggio un po' in fasce, diciamo. E nel 54 era uno dei 30 consiglieri dell'attuale parte di sopra, nella nuova struttura, il costume. Prima si mettevano dei mantelli, andavano in giro per... Addirittura nel 54 mia madre cantava nel coro della parte di sotto e mio padre nel coro della parte di sopra. Quindi è naturale che poi per lei si aprisse anche È rimasta poi in stand-by per circa 10 anni, perché ovviamente non poteva passare subito dall'altra parte del fosso. Poi adesso si è adeguata, ormai anche lei è talmente anziana che viene qualche volta a salutare, ma viene comunque. E lei adesso ha preso in mano le redini del coro, a priori al coro della nobilissima. Io ho seguito un po' tutto il discorso della musica anche in passato, per cui ho fatto in modo, e sono stato uno dei fautori insieme al consiglio, della nuova scuola di musica antica per i giovani. Come noi, come parte di solo, abbiamo creato una sorta di borse di studio per i giovani entro i 16 anni che vogliono iniziare a suonare uno strumento. Poi ho seguito un po' le varie evoluzioni, ma il problema è che in Assisi il cantare e il suonare è una tradizione che si perde nella notte dei tempi. Perché addirittura quando c'erano le 13 confraternite urbane, parlo di prima dell'Unità d'Italia, e le 20 confraternite extraurbane, tutte avevano bisogno di cantori perché loro non bastavano. Così i tre cori di cappella più grandi, San Francesco, il Vescovile e San Rufino, avevano bisogno sempre di aiuti esterni. Chi portava questi aiuti? Gli artigiani, che cantando per i religiosi riuscivano a avere un pagamento in natura che gli permetteva di mantenere la famiglia. Ma non solo questo, la cosa più importante era che ci avevano la libera circolazione dopo le 2 ore di notte. Qui suonava la campana dopo le 2 ore dell'Ave Maria e si stava dentro casa. Gli artigiani che potevano uscire dopo le 2 ore di notte con la scusa di andare a cantare, andavano anche a cantare in altri luoghi. E ovviamente questo era un mestiere e un divertimento. La prova pratica qual è? Che in Assisi c'è un rapporto elevatissimo di persone che hanno fatto della musica una professione, un mestiere, rispetto agli abitanti. Yeah.
entrando in questa sala abbiamo visto un riferimento a un ambasciatore della musica medievale, a un ensemble che ha portato la musica medievale in tutta Europa. Parliamo dei Micrologus. Nasce in Assisi di fatto, anche se anagraficamente se vai su Google ti dice che sono di Spello, ma la Patrizia Bovi di Assisi, Adolfo Broig era consigliere della parte di sopra nel momento, fino all'88, poi ci fu un cambio particolare, va bene, comunque è stato consigliere per molto tempo. Tra l'altro lui è stato un altro di quelli che è stato penalizzato da un regolamento restrittivo e ottuso che invece di territorializzare la festa l'ha ghettizzata entro le mura in maniera impropria. Questa festa rischia di implodere su se stessa. Noi portiamo, girando tutte le città d'Italia dove avvengono feste in costume, si sente sempre la nostra musica, e tutti vorrebbero venire a dare anche un minimo di contributo, a partecipare, però questo non è possibile perché ci siamo ghettizzati. È l'eterna diatriba tra chi vorrebbe il Calen di Maggio fra le mura di Assisi e chi magari venendo da fuori vorrebbe portare il suo contributo, o lo stesso Calen di Maggio potrebbe aprirsi. Uno di quelli che l'ha voluto dentro le mura quando dentro le mura ci abitavano 15.000 persone. Oggi con 900 persone che abitano dentro le mura, di cui 450 sono frati o suore, è un po' difficile. E si apre anche un capitolo particolare con la chiusura del punto nascita di Assisi. Esatto. Sappiamo che a livello centrale se ne discute. Dimentichiamo che il vescovo Nicolini negli anni 60 fece una circolare dove consigliava a tutti i religiosi di non partecipare al Calen di Maggio, di non prendere le parti delle parti. Questo fu grazie a una diatriba che uscì fuori perché padre Capponi, l'allora direttore della Cappella di San Francesco, diciamo che era un po' più vicino alla parte di sotto, mentre padre evangelista Nicolini, che poi è stato il fondatore dei cantori d'Assisi, era più vicino alla parte di sopra. Per cui non è facile rimanere legati a certe cose quando la società intorno cambia, quando il territorio cambia, quando cambia tutto. Discepoli è priore alla sartoria e dunque sovrintende a questo grande lavoro che vediamo alle sue spalle, un lavoro che ferve già da parecchi giorni. Signora Mirella, mi diceva che in realtà voi state qui lavorando per il Calen di Maggio già da molto da tempo. Da gennaio come minimo, tanto per visionare la roba che dell'anno precedente magari non è uscita e ci sono da riparare, calzammaie, qualsiasi cosa. C'è sempre da fare, magari hai un'acconciatura, anche quello le facciamo, c'è sempre, non manca mai il lavoro. E infatti vediamo che state tagliando, state imbastendo. Quanti costumi usciranno per il 2015? È sulle 700, anche più, dipende, poi ci sono di scena e quindi c'è sempre, arriviamo fino a 1000 tra le scene di... Un parco costumi totale di 1000 costumi negli anni che si sono rinnoviamo, quest'anno stiamo rinnovando un settore e quindi ogni 30 anni vediamo che hanno bisogno proprio di rinnovarsi, se no tutti gli anni, specialmente strisciando in terra, gli orli, e dobbiamo quindi rimetterli a posto. La cosa interessante, signora, che mi diceva prima è che poche di voi hanno fatto questo per mestiere, lo avete imparato qui. Stando qui, essendo partaioli, seguiamo chi è più capace di noi, abbiamo delle persone molto valide, oltre sarte, anche persone che si intendono di costumi proprio, che ci danno una guida, e c'è una dottoressa, abbiamo poi un nostro sarto affermato che ci segue, anche facciamo anche una ricerca proprio storica del costume. Ecco, da parte delle ragazze, delle nuove generazioni, c'è interesse? Senz'altro,
magari preferiscono un settore diverso proprio che sartoriale, perché possono dipingere, sono più interessate, più vivo che infilare l'ago, però ci sono che preferiscono fare le acconciature che sono più vicino a loro. A pieno regime in quante siete a lavorare qui ogni nella sera? Nella sartoria? Sì. Dalle 15 minimo. E non c'è nemmeno il posto, ieri sera se viene verso le 9 vedrà che non c'è posto per girare. Ed è anche un'occasione per stare insieme. Insieme, è l'unica festa che è il punto aggregativo è questa festa, perché a Assisi non c'è che il Calendimaggio come festa laica, dopo come sappiamo processioni, è tutt'altro genere Assisi. Questa è l'unica festa che riunisce giovani, meno giovani e come me e come vede siamo pensionati, quindi. Una bellissima atmosfera, insomma è come una famiglia. E stiamo molto dire. Bene, molto bene, insomma ci troviamo da anni insieme e anche se entrano nuove persone penso che riescono a unirsi a noi perché siamo tutti disponibili perché la nostra parte sia sempre vincente, quindi l'interesse è quello. Fioretto e menta, perché è troppo piccola la pianta, quando perché? Sarà cresciuta chi monta monta, quando sarà cresciuta chi monta monta, fioretto e menta.